Oggi intervistiamo una band che ce l'ha fatta, che vive di musica, ma ce l'ha fatta partendo proprio dal basso. Ha sfruttato questi strumenti potentissimi, lo vedremo. È arrivato il momento di anche farci raccontare da chi ce l'ha fatta, chi è riuscito attraverso i social a crearsi intorno a sé un pubblico e poi con questo pubblico è riuscita a fare quel salto ottenendo ingaggi da agenzie booking molto importanti o etichette. E vedremo proprio come hanno fatto e vedremo proprio il cambio di paradigma in questi gruppi che intervisteremo. Quindi sono gruppi che ce l'hanno fatta proprio dal basso e che non hanno, diciamo, come prima mossa contattato l'etichetta, cercato il booking. No, hanno sfruttato i social per creare un pubblico. Sono andati direttamente a creare un pubblico, direttamente a cercare una data in un locale. Poi, dopo, sono riusciti a ottenere ingaggi da agenzie serie, etichette serie. Ragazzi, è importantissimo questo. E oggi abbiamo con noi i Pinguini Tattici Nucleari, una band che ha milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 30.000 iscritti al canale YouTube, oltre 42.000 iscritti sulla pagina Facebook e su Instagram sono, se non erro e non ricordo male, più di 46.000 follower. Una band che è partita dai social, zero talent, zero etichette, zero niente, sono partiti dal basso e questo è quello che mi piace e ho chiesto proprio a Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, di raccontarci un po' la propria esperienza. Inizierei subito questa intervista. Riccardo, quanto è importante essere presenti online? Per noi importantissimo, per il 90% delle band in realtà. Il restante 10% o sono band vecchiotte o artisti vecchiotti, o sono artisti che vogliono essere un po' misteriosi, sai, stai, però devi comunque aver già raggiunto un certo livello di fama. Prima, nel 2018 almeno, è fondamentale essere sempre molto presenti online. Bisogna capire come, qual è la cosa difficile. Su che social mettere maggiore impegno e via dicendo, però è fondamentale comunque. E quanto la vostra presenza online, secondo te, ha influito, diciamo, nel creare un pubblico attorno alla vostra musica? Noi siamo parte delle band dell'era Facebook. Vedevo l'altro giorno due miei amici, Cecco e Cipo, hanno rilasciato un'intervista, mi pare, per Rolling Stone, dicendo: noi siamo le band dell'era Facebook. Cosa significa band? Che hanno iniziato ad uscire un po' a pubblicare singoli e via dicendo, anche solo 7-8 anni fa. A quel tempo, sembra di parlare di un'era fa, ma in realtà è pochissimo tempo fa, a quel tempo era importantissimo Facebook. Si mettevano tanti soldi su Facebook per le sponsor su Facebook e non c'era ancora Instagram, non si era ancora profilato come il social network più importante. E di conseguenza noi abbiamo sempre agito pensando di dover aumentare il nostro engagement e i nostri fan su Facebook, senza pensare che poi un giorno ci sarebbe stato sai, no, la distruzione totale di questo social che sta avvenendo proprio in questi ultimi anni. E questo però insegna molto, secondo me, perché bisogna anche capire che non sempre tutti i metodi, tutte le idee, tutte sono destinate a durare per sempre. Una band deve adeguarsi anche al cambiamento dei tempi. Per noi era molto importante stare su Facebook, abbiamo investito tantissimo, non tanto economicamente quanto per ideare il contenuto, e ci siamo ritrovati però l'anno scorso a constatare che Instagram era molto più, spinge molto più engagement, più like, più follower giornalieri. Facebook ormai sta diventando una piattaforma abbastanza morente. Se facciamo 200 like alla pagina su Facebook ogni settimana, su Instagram li facciamo più o meno 3-4 giorni, una cosa del genere. E comunque, ripeto, l'engagement è molto più alto su Instagram. Quali social usate maggiormente e qual è secondo te il modo migliore per usarli? Il modo migliore per usarli, secondo me, è pubblicare appunto contenuti mirati, nel senso che anche guardando alla propria situazione, se si è delle band che non si è mai uscito dalla provincia, non si è mai fatto, diciamo, quei passi che sono necessari poi per avere una carriera giusta, solida, anche per il futuro, bisognerebbe più tentare di coinvolgere a livello locale,
nel senso più come amici che come musicisti e fan, no? La band e il pubblico sono ancora amici a quel livello, li conoscete tutti quelli che sono a vedervi ai concerti. Vedo tante band, magari, che ne so, di Pizzo Calabro, che scrivono in inglese sul loro Facebook, sul loro Instagram, la ritengo una cosa sbagliatissima, perché poi vuoi guardare magari il tour e suonano 3 volte in 6 mesi fuori da casa. Dovete cercare di capire a che livello siete. Quindi questa è una cosa importantissima, creare proprio una strategia di comunicazione. Anche se siete piccoli, l'importante è fare una strategia mirata, l'abbiamo fatto anche noi. Noi addirittura scrivevamo certe cose in bergamasco all'inizio, che ci venivano a vedere solo persone di Bergamo, suonavamo solo in provincia, che è Bergamo appunto. E poi chiaramente cambiare, come già detto prima, evolversi con il tempo. Quanto è importante suonare dal vivo? Non so se vedete qua sopra, quelli lì sono dei pass dell'ultimo anno. Poi quando diventano troppi non riesco più a prenderli, li metto via, li archivio. Nell'ultimo anno abbiamo suonato circa un centinaio di volte, nelle situazioni più disparate. Se hai un tuo punto di forza e se fai un certo tipo di musica, è importantissimo, è incredibilmente importante. Noi ogni volta che suoniamo, il giorno dopo guardiamo su Instagram adesso soprattutto, e ci sono 100-150 follower in più e significa che è stato un buon concerto. E proviamo spessissimo, vabbè, nei periodi di tour intenso, no, perché siamo sempre fuori, non siamo mai qua a Bergamo a casa. Però è veramente importante ancora oggi, soprattutto se si fa rock, ma anche pop rock, punk soprattutto. In generi come magari il rap, la trap, ho constatato suonando anche con tanti artisti di questo genere, che è un po' meno importante secondo me. Più importante invece fare una buona strategia online. Dipende sempre da cosa hai davanti. Ma un buon live può ancora aiutare, secondo me, molto anche. È un tour da soli? Lo avete mai organizzato? Come avete fatto? Sì, ci siamo organizzati un tour da soli per tantissimo tempo. BPM Concerti, che è la nostra agenzia attuale, ha iniziato a seguirci soltanto circa un anno fa. Prima abbiamo sempre fatto da soli anche in tutta Italia. Banalmente, non dirò una cosa molto nuova, ma abbiamo aspettato che ci scrivessero. Non siamo mai andati a cercare un concerto nella nostra esistenza, penso. Che è una cosa che comunque va bene fare, però abbiamo sempre pensato che prima di tutto l'interesse dovesse venire dal promoter anche per poter contrattare meglio la data. Infatti non ci è mai capitato di non essere pagati per una data, ad esempio, perché se è un promoter a volerla fare la data, sarà molto più propenso a prenderti, a chiuderti, a farti venire nel suo posto. Se invece sei tu che continui a chiederglielo 2, 3, 4 anni di fila, poi è probabile che lo costringi in qualche modo per pena o per pietà e non va bene così. Abbiamo sempre cercato prima di creare l'interesse online attorno al nostro prodotto, no? In un tempo in cui anche 50.000 views per un singolo su YouTube erano incredibili, adesso è diverso, però al tempo era così. Mi ricordo quando uscì uno dei nostri primi singoli, il test ingresso di medicina. C'erano già un po' di view su YouTube, la gente ci ascoltava, piaceva anche la band a tanti promoter, perché all'inizio è così, non è una cosa professionale come ora che mi devi fare i paganti. Ma era, mi piaceva la band e ti chiamavano a suonare nell'Arci Sperduto in Toscana o a Roma o quello che è, e magari avevi anche 100 persone, ma la serata andava bene, ci si divertiva, perché all'inizio deve essere così, per forza. Solo passione, non abbiamo guadagnato per tanto tempo noi. O meglio, guadagnavamo ma le mettevamo in cassa per poi rispenderli, non avendo al tempo un'etichetta. È un'etichetta seria, un booking serio. Come avete fatto a trovarlo? Un booking serio ci sono venuti semplicemente a cercare, perché quando suoni e suoni e suoni, il booking ha interesse a lavorare con te. Ho visto un video di poco tempo fa di Michele, interessante su questo, ed è verissimo. Prima devi suonare, suonare, suonare. Se suoni, 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 significa che c'è interesse sulla tua musica. Quindi anche discograficamente parlando, non solo per il live. E quindi anche l'etichetta verrà a cercarti. Noi abbiamo sempre detto di no a tutte le etichette. Praticamente tutti ci hanno chiesto. Dalle indipendenti pure, alle indipendenti medie, Sugar, Carosello, quelle lì, fino alle major. Abbiamo sempre detto di no, non ci sentivamo pronti, perché qui c'è un capitolo a parte sulle etichette,
molto lunga la questione. Uno pensa che l'etichetta risolva i problemi, non è minimamente vero, anzi, semmai li amplifica e poi rimani, non so se si può dire, inculato, nel caso tagliamelo. E abbiamo sempre detto di no, volevamo fare da soli, volevamo vedere se era possibile fare da soli, anche perché poi economicamente l'etichetta devi dare le piccole, magari anche sono un 50-50, oppure loro prendono il 60 tu il 40, le grosse gli devi dare l'80-85% discograficamente di quello che fai. Perché investono tanto, tanto capitale per farti registrare, la promozione, i social e tutte queste cose, no? Styling, l'immagine, ci sono tante cose. Poi ti danno tante occasioni. Puoi andare in radio, puoi andare a quelli che il calcio, queste cose, no? Però devono investire tanti soldi su di te. E quindi poi vogliono il loro ritorno, giustamente. E noi abbiamo sempre detto di no, volevamo fare tutto da soli. Adesso stiamo valutando. Ci siamo sempre trovati a valutare quando c'erano i nuovi dischi in arrivo. Anche adesso ci sarà un nuovo disco tra un po'. Stiamo valutando un attimo, vedremo. Tra poco decideremo. Che consigli daresti ad un musicista che è alle prese con i social, con la propria presenza online, per far decollare il suo progetto musicale? Come già ho detto, trovarsi una strategia di comunicazione adeguata alla propria fan base, adeguata al proprio percorso. E al proprio genere, anche perché chiaramente il genere è un grande contenitore, il più esteso che ci sia. Poi ci sono varie specifiche, però il primo è il genere, bisogna anche capire cosa si fa e perché audience. Poi direi non pubblicare troppo, ma pubblicare contenuti mirati, intelligenti che possano interessare. Che altro potrei dire? Suonare molto ovunque si può. Anche nelle situazioni un po' più brutte, soprattutto all'inizio, e se non si suona, perché la gente, magari i promoter non ti chiamano, via dicendo, interrogarsi sul perché. Che tante volte, purtroppo, quando si tratta soprattutto di arte, no? Solo nella musica, vedo molta gente convinta di avere tra le mani il progetto più interessante, più bello, più creativo degli ultimi 20 anni, ma se nessuno ti chiama e nessuno va ad ascoltare le tue cose online, è difficile, diciamo, la probabilità è abbastanza bassa. Se non c'è interesse attorno ad un progetto, avere la coscienza, avere la maturità di capire cosa non va e come cambiarlo. Può essere dettato da tante cose, la sonorità, il genere, i testi, anche l'aura di sfiga che si può creare attorno ad una band. Però bisogna avere la maturità di capire quando si sta fallendo. Anche noi l'abbiamo avuto, cioè, milioni di volte, si deve avere. Un musicista deve capire quando sta prendendo la strada sbagliata, altrimenti poi alla fine di quella strada c'è sempre un muro e ci sono infinite strade sbagliate e purtroppo tante volte poche giuste. Quindi bisogna capire se c'è qualcosa che non va, andare a intervenire, ecco. E non è così difficile, però bisogna prima avere la maturità di capirlo. Niente, via. Ciao ciao. Io ringrazio veramente Riccardo, è stata una testimonianza, ragazzi, paurosa, ma ci rendiamo conto? 100 concerti in un anno senza chiedere mai a nessuno, ok? Con una strategia di comunicazione e una presenza online hanno aspettato che i locali si interessassero. Dopodiché hanno aspettato che l'agenzia Booking si interessasse, BPM Concerti, una delle più importanti agenzie Booking. Li ha visti attivi, ha visto, ha toccato con mano che questa band aveva un pubblico, li ha contattati. Stesso discorso con le etichette, si ribalta tutto, loro decidono, loro valutano, sono le etichette, tutti hanno contattato i Pinguini Tattici Nucleari, come ci ha detto Riccardo, tutte le etichette, dalle indipendenti pure alle major, a quelle che sono un po' una via di mezzo, tutti, e loro, sono loro che decidono, sono loro che decidono e quindi hanno il maggior potere contrattuale. Secondo me, ragazzi, questa è stata un'intervista bomba, abbiamo toccato con mano quello che diciamo in questi video. Quindi, secondo me, se ci diamo da fare, presenza online, strategia di comunicazione e tanto duro lavoro, e si può davvero, partendo dal basso, senza andarsi a sputtanare in talent o andare a elemosinare niente a nessuno, ma creando il proprio pubblico attorno al proprio progetto musicale, si può davvero vivere di musica.